Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 23, 27 novembre 1927. Figlia mia, chi si fa dominare dal mio volere divino, in virtù di esso riceve la virtù della fecondità divina e con questa fecondità può generare negli altri ciò che essa possiede. Con questa fecondità divina l'anima forma la più bella e lunga generazione che porterà alla gloria, che le porterà alla gloria il corteggio di aver generato tanti parti nei suoi stessi atti e vedrà uscire da lei la generazione dei figli della luce, della felicità, della santità divina. Oh, come bella, santa e pura la fecondità del germe del mio volere divino. È luce e genera
luce, è santa e genera la santità. È forte e genera la purezza e la fortezza. Possiede tutti i beni e genera pace, gioia e felicità. Se tu sapessi quale bene porterà a te e poi a tutti il germe fecondo di questo volere sì santo, che sa e può generare ad ogni istante tutti i beni che possiede. Fu così che l'altezza della sovrana regina potette generare il Verbo eterno senza opera altrui, perché non dando vita al suo volere umano, diede solo vita al volere divino e con ciò acquistò la pienezza del germe della fecondità divina e poté generare colui che cielo e terra non potevano contenere. E non solo lo poté generare in sé nel suo seno materno, ma lo poté generare in tutte le creature. Come è nobile e lunga la generazione dei figli della celeste regina. Essa generò tutti in quel fiat divino che tutto può e tutto racchiude. Sicché la mia divina volontà innalza la creatura e la rende partecipe della fecondità della paternità celeste. Che potenza, quanti sublimi misteri non possiede. Onde quando venne la regina del cielo che possedeva la pienezza della vita divina e tutto ciò che domandava per il bene dei popoli, mosse Dio, lo vinse, lo fece decidersi e ad onta dei mali che esistevano venne il Verbo eterno sulla terra per mezzo di colei che già lo possedeva e formava tutta la sua vita. Con la pienezza di questa vita divina potette muovere Dio e venne il bene della redenzione. Ciò che tutti gli altri insieme non potettero ottenere lo ottenne la sovrana regina, colei che aveva conquistato prima in se stessa il suo creatore e la pienezza di tutti i beni che domandava per gli altri, ed essendo conquistatrice aveva virtù di poter impetrare e dare il bene che possedeva. C'è gran differenza, figlia mia, tra chi domanda e possiede e chi domanda e non possiede la vita divina. La prima domanda con diritto e la seconda a titolo di elemosina, e a chi chiede a titolo di elemosina si danno al più i soldi, le lire, ma non regni interi. Invece con chi chiede con diritto possiede già padrona, regina, e chi è regina può dare il regno, ed essendo regina ha il suo impero divino presso Dio per impetrare il regno per le creature. Così succederà per il regno della mia volontà. Volume 23, 1 dicembre 1927. Figlia mia, tutti gli atti della mia madre regina, fatti nella mia volontà, stanno tutti in aspettativa, perché vogliono il seguito degli atti della creatura fatti in essa. Sicché in tutto ciò che tu fai nel mio volere, sono questi atti che ti vengono in aiuto, anzi si schierano intorno a te per somministrarti chi la luce, chi la grazia, chi la santità e chi l'atto stesso che tu fai, per poter avere il seguito di questi atti nobili, santi e divini. Questi atti sono lo sbocco di Dio, che la creatura, ricevendoli, si riempie tanto che non potendoli contenere li fa sboccare di nuovo e dà i suoi atti divini al suo creatore. Perciò formano la gloria più grande che la creatura possa dare a colui che l'ha creata. Non c'è bene che non discenda per mezzo di questi atti fatti nel volere divino. Mettono tutto in moto, cielo e terra, e lo stesso Dio. Sono il moto divino nella creatura. E fu in virtù di questi atti che la celeste sovrana fece muovere il Verbo a scendere sulla terra. Perciò essa aspetta il seguito degli atti suoi per muovere Dio a far venire a regnare la nostra suprema volontà sulla terra. Essi sono il trionfo di Dio sulla creatura e le armi divine con cui la creatura vince Dio. Quindi seguito gli atti nella mia volontà e avrai in tuo potere gli aiuti divini, come pure quelli della sovrana regina. Bene, questa meditazione fa comprendere degli aspetti particolari della fecondità divina, che potrebbe dare proprio il titolo a questa meditazione, che aveva la Madonna è l'immagine stessa della fecondità divina sotto tanti punti di vista, anzitutto perché
è divenuta realmente, divinamente, perché per celeste coniugio, se vogliamo, come dobbiamo così chiamarlo, madre di Dio. È la Vergine feconda e sappiamo benissimo che contestualmente al suo aver accettato di divenire madre di Dio ha allo stesso tempo accettato di divenire madre di tutti noi, madre di Gesù e madre della Chiesa, madre di Dio e madre nostra. E sappiamo anche che la maternità di Maria Santissima si è manifestata e ai piedi della croce, attraverso la sua immolazione e il suo sacrificio, ma sappiamo anche che tale maternità era già insita, presente all'atto stesso dell'incarnazione del Verbo, perché contestualmente con l'accettazione di divenire madre del Figlio di Dio, ella, come insegnano i Santi Padri, divenne madre di tutte le membra di colui che sarebbe divenuto il corpo mistico della Chiesa, cioè il Verbo incarnato, e quindi immediatamente madre nostra. Ora, oltre a questa fecondità, diciamo così, del tutto peculiare, perché questi aspetti sono propri della Madonna in quanto titolare ed eletta a quella del tutto peculiare missione di essere causa volontaria e strumentale dell'opera della redenzione. C'è però un altro tipo di fecondità, che è appunto la fecondità divina collegata, o meglio conseguente, al dominio del volere divino operante nell'anima. Ora, sappiamo benissimo che la Madonna era dominata dal volere divino, a differenza, ahimè, di noi poveri mortali. Fin dal primo istante della sua esistenza cedette la sua volontà, non volendola più riconoscere e permettendo, chiedendo, invocando al volere divino il suo regno nella propria anima. È un regno, quindi non è semplicemente un fare spesso, sempre o a intermittenza la divina volontà, questo lo sappiamo bene, quindi stare agli ordini di qualcuno che ti dice qualcosa e tu cerchi costantemente di farlo. È una vita, è un regno che invade completamente l'anima e trasforma dal di dentro, rendendo perfettamente l'anima fusa, unita alla divina volontà, in modo tale che tutti gli atti di essa vengono divinamente trasformati e diventano, come qui Gesù ci spiega, intrinsecamente fecondi. In che senso? Gesù spiega, con questa fecondità divina, quella legata al regno del volere divino, l'anima forma la più bella e lunga generazione che le porterà la gloria. Attenzione, il corteggio di aver generato tanti parti nei suoi stessi atti vedrà uscire da lei la generazione dei figli della luce, della felicità, della santità divina. Bellissime queste espressioni. Allora, che significa? Significa che appena la divina volontà entra e regna stabilmente in un'anima, l'operare nella divina volontà da parte di quest'anima possiede intrinsecamente una virtù generativa, cioè genera misticamente, nel senso di misteriosamente, ma realmente, fermo restando certamente la disposizione delle creature, che non può essere evidentemente superata né violentata, altri figli simili a sé, quindi figli di luce, figli di felicità e figli di santità divina. In questo senso, tutti, in assoluto, coloro che avranno la grazia e il dono di essere cittadini di questo splendido regno, che è il regno del divino volere, sono ipso facto, d'accordo, da considerarsi generati da Maria Santissima, non solo, ecco, per quella sua maternità collegata all'opera della redenzione e che ha con noi per il fatto di aver detto Fiat all'Arcangelo Gabriele, ma anche
per aver generato con tutti gli atti delle compiute nella divina volontà tutta quanta la schiera di coloro che come lei vivranno in questo regno tutto di cielo. Questo perché Gesù usa sempre dei vocaboli che sono metaforicamente espressivi. Siamo ovviamente qui nell'orizzonte del mistero e della vita spirituale. Abbiamo detto tante volte che queste cose non sono oggetto di percezione sensibile, così come non lo è la coscienza, ecco, della portata immensa, infinita ed eterna di ogni atto compiuto nel divin volere. Gesù prosegue: luce e genera luce, è santa e genera santità, questa fecondità, è forte e genera la fortezza, possiede tutti i beni e genera pace, gioia e felicità. Quindi questo comprendiamo anche, è evidente che poi Gesù spiega: attenzione, nessuno può dare quello che non ha. Quindi la Madonna è feconda in questo senso, perché è stata la prima, dopo Adamo evidentemente, ed Eva, ad abitare stabilmente in questo regno. Quindi la sua fecondità divina, legata al dominio della divina volontà nella sua vita, la Madonna l'ha anzitutto sperimentata in sé, perché è la donna della pace, è la donna della gioia, è la donna della felicità. E Gesù prosegue: se tu sapessi quale bene porterà a te e poi a tutti il germe fecondo di questo volere sì santo, che sai può generare ad ogni istante tutti i beni che possiede. Allora, cominciando un pochino a, come dire, a personalizzare la meditazione perché possa aiutarci, come al fine di ogni meditazione, ecco, nel nostro cammino personale di santificazione, dobbiamo anzitutto dire che occorre fare la massima attenzione, come dice Gesù in altri termini nel Vangelo di Giovanni, lui usa il termine rimanete nel mio amore. Dobbiamo fare attenzione a rimanere nella divina volontà sotto tutti i punti di vista e vivere per quanto possiamo fusi e legati in questi ambienti. E è chiaro che per vivere fusi e legati in questo ambiente dobbiamo fare molta attenzione ad ogni piccola uscita, cioè se cominciamo ad avvertire nella nostra anima turbamento, malinconia, tristezza, peggio ancora, come dire, tedio, fastidio, infelicità, occorre fermarsi un attimo e dire: attenzione, cosa sta succedendo? Che ho fatto? Perché purtroppo la nostra volontà umana, figlioli miei cari, di noi che purtroppo non abbiamo una condizione di partenza, neanche una grandezza come quella della Madonna. Noi dobbiamo considerare che la nostra umana volontà, e dobbiamo essere sinceri, è come le ceneri dell'Araba Fenice: appena pensi di averla un pochino, ecco, sgominata, ecco, vinta, messa a tacere, fatta stare buona, risorge in altri decine e decine di forme e di modi possibili. Ecco, per cui un buon sistema è che quando cominciamo a non stare bene, e questo nessuno di noi lo sa meglio, insomma, cominciamo anche alt, ripensa a quello che è successo, a quello che stai facendo, a quello che pensi, no? Stai cominciando a resistere alla divina volontà e a dare luogo a atti di volontà tua, quindi a non voler, per esempio, assecondare quello che Gesù ti chiede, a, come dire, non abbandonarti, quindi a preoccuparti eccessivamente di te, delle tue cose, di organizzare le cose, della gestione del tempo, tutto quello che uno vuole, no? Ti sta ingolfando eccessivamente in cose che ti distolgono l'attenzione, in cose molto umane, in cose non necessarie, in cose non importanti, cioè di tutta questa congerie di cose, purtroppo, almeno questa è l'esperienza che
riguarda anche me, credo che riguardi tutte le persone che sono in cammino, e c'è da superare questa lotta, questo combattimento che, ripeto, a volte avviene a nostra insaputa, perché quando poi siamo circondati, presi d'assedio, ecco, da una montagna di fattori, ogni tanto insomma succedono queste cose, un colpo lo pariamo, due le pariamo, ma dopo cominciamo a barcollare, insomma, impercettibilmente dare segni di cedimento. Ecco, noi dobbiamo sapere, insomma, che nella divina volontà il diavolo non entra, ma il diavolo fa di tutto per impedire che la divina volontà entri in noi. Quindi non c'è nessuna opera che combatta di più di questa, cioè impedire che un'anima entri nel divin volere e il divin volere entri in lei, impedire la corretta comprensione della vita nel divin volere. Quindi ci sono una montagna, io mi ricordo, insomma, quando per grazia di Dio feci quel ciclo di catechesi, il dono della divina volontà, a un certo punto c'erano una serie di catechesi che si chiamavano cosa non è vivere nella divina volontà, perché a volte sono innumerevoli, ecco, le trappole, i tranelli o le illusioni che si possono creare in un'anima che pensa, ecco, di vivere nella divina volontà, e poi, ecco, noi abbiamo sempre una spia proprio assolutamente inconfutabile, incontestabile, e noi possiamo cercare di ingannare il prossimo, a volte qualche uomo anche così sciocco da pensarsi di poter ingannare il Padre Eterno, illudere noi stessi, ma insomma, forse, ecco, ma se uno sta male, sta male. Ecco. Se la divina volontà è santa e genera santità, è forte e genera fortezza, genera pace, gioia e felicità, se questi beni tu non li senti, non li vivi, non ci stai nella divina volontà. Oppure ci stai in parte, quindi c'è da lavorare, c'è da rettificare, c'è da crescere, c'è da correggere, c'è da fare attenzione, c'è da tagliare qualcosa, ecco. Sicuramente c'è qualcosa. Ecco, è chiaro che la Madonna fece questo atto nell'istante del suo concepimento, e ininterrottamente durante la sua esistenza questo atto fu mantenuto nell'essere. Ecco. E per lei era, come dire, assolutamente normale, ordinario, quindi tutto quello che qui c'è scritto era ininterrotto in Maria, così come lo era in Gesù. Ecco, noi dobbiamo sempre pensare che non è, e che quindi tutto quello che leggiamo è un cammino in atto, continuo, che continuerà, presumo, ecco, io non sono, lo dico sempre, non sono un grandissimo esperto, ma presumo che continui fino al termine della nostra vita terrena, perché non credo che mai possiamo crogiolarci o essere sicuri, ecco, di aver il possesso assoluto di questo regno in misura tale da non poterne più uscire, no? Ecco. Questo per quanto riguarda il primo capitolo. Per quanto riguarda il secondo, nel secondo viene specificato che tutti quanti gli atti che la creatura fa nel divin volere sono seguito, d'accordo, degli atti compiuti dalla madre regina. E Gesù spiega che questi atti, noi sappiamo cosa sono questi atti, no? Gli atti consistono nel fondere, portare nella divina volontà ogni minima azione, pensiero, consapevole e inconsapevole che noi facciamo. Questa operazione rende gli atti umani, questo lo abbiamo visto tante volte, nobili, santi e divini, ad immagine appunto di quelli che ha compiuto la Madonna, e di nuovo
Si specifica che somministrano grazia, santità e luce, sia a chi fa l'atto, sia, in virtù della fecondità di questi atti, ai potenziali infiniti beneficiari degli effetti di questi atti. Ora, dice sempre Gesù che questi atti formano la gloria più grande che la creatura possa dare a colui che l'ha creata, e non c'è bene che non discenda per mezzo di questi atti fatti nel volere divino. Questa è una frase che dobbiamo ben meditare, perché, come torno a ripetere, noi non abbiamo coscienza immediata e diretta di tutto questo. A quanto consta anche dalla mia personale esperienza, ripeto, l'unica cosa che, però in maniera non immediata e non diretta, quindi in maniera mediata e indiretta, possiamo venire a conoscere è lo stato di benessere che questi atti producono in noi, a livello di pace, di gioia, di serenità, di tranquillità, di diversa prospettiva, modalità di vita, di relazione, di rapportarsi, cioè è un insieme di cose che si mettono in moto e che ti fanno comprendere come il contatto, ecco, con la divina volontà produca effetti meravigliosi e divini. Ecco. Però non ci rendiamo conto, e almeno io personalmente non mi rendo conto, di quando, compiendo un atto nel divin volere, potrei, cioè non c'è bene che non discenda per mezzo di questo atto, è la gloria più grande che la creatura possa dare a colui che l'ha creata. Cieli e terra e lo stesso Dio sono il moto divino nella creatura. E fu in virtù di questi atti che la celeste sovrana fece muovere il Verbo a scendere sulla terra. Questo è un particolare che non dobbiamo dimenticare, perché, come poi prosegue Gesù, la divina volontà comincerà a regnare sulla terra quando sarà raggiunto il numero di atti sufficienti e necessari per ottenere questa grandissima grazia. Anche questo l'abbiamo meditato tante volte, cioè il Verbo scese nel grembo virginale di Maria Santissima quando furono raggiunti il numero di atti, di preghiere, di sacrifici, furono tanti, insomma, necessari a causare questo grande dono di Dio all'umanità. E quindi noi dobbiamo fare attenzione che dal compimento anche dei nostri, anche dei miei atti nella divina volontà, per quanto mi possa considerare, mi debba considerare creatura piccola, povera e uno fra i tanti o una fra i tanti, quindi senza pensare di essere chissà chi o chissà che cosa, però, che ne so, su qualche trilione di atti, che ne sappiamo quanti sono, io ci metto la mia decina di migliaia, bene, per arrivare a qualche trilione ci sono, c'è la somma di molte decine di migliaia, ma ci stanno anche le mie, no? E su questo dobbiamo essere sempre molto attenti, ecco, perché il pericolo è che quando ci sono cose grandi uno pensa, ma figurati se dipende da me oppure no, no? Adesso questa meditazione cade alla vigilia delle tornate elettorali, ogni tanto uno non c'ha voglia di andare a votare, dice, ma vabbè, ma tanto se non vado a votare che gli fa? So uno su 60 milioni che non fa niente, no? Però se tutti i 60 milioni facessero questo ragionamento non si creerebbe nessuna maggioranza possibile da poter governare, no? Ecco, quindi una vita ben vissuta, quindi una vita responsabile, adesso anche a prescindere dalla divina volontà, è consapevole che, ripeto, senza pensare di fare chissà cosa, ma anche dal mio piccolo, anche dal mio poco, dipendono le sorti del mondo. Perché così, ecco. E quindi io ci metto il mio poco, il mio piccolo, e poi il resto chiaramente lo lascio alla divina volontà, no? D'accordo? Così come uno va a votare, ma non è detto che quello che ho votato vince. Però intanto io ci ho dato il mio contributo in coscienza, dopo aver riflettuto e dopo aver adempiuto, ecco, a quello che
è un diritto, ma è anche un dovere, no? Quindi, come dire, nelle realtà umane vediamo che ci sono delle leggi di funzionamento molto molto simili, no? Quindi si può scendere da questo argomento così importante ed elevato come sono gli atti compiuti nel divinvolere a quello che sono anche i comunissimi atti della vita normale. Pensiamo quando si vede tutti quanti insieme, no? Mi viene in mente di fare una cosa utile a tutti, dico, vabbè, mo non la faccio, che tanto la farà qualcun altro. Poi qualcun altro pensa la stessa cosa e quella cosa poi non la va a fare nessuno, no? Ecco, quindi questa serena e sana, non agitata chiaramente, serena, sana e santa sollecitudine, però deve caratterizzare soprattutto una causa così importante. Quindi ogni atto che noi compiamo, tanto per concludere la meditazione, produce degli effetti benefici, grandi, più grandi di quello che pensiamo, immediati in me e in tutti, e concorre, ecco, all'avvento del regno della divina volontà sulla terra. Ecco, che ricordiamo, nel Fiat Santificante stiamo sempre dentro il campo, diciamo così, di azione del Fiat Voluntas Tua, avveniat regnum tuum, Fiat Voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Il regno di Dio dovrà avvenire anche sulla terra, e questo dipende anche dal piccolo ma significativo contributo che chi crede evidentemente e prende sul serio queste cose può dare a così grande e nobile causa. Abbiamo contemplato, Santa Vergine Maria, quel particolare aspetto della tua fecondità divina che è quello legato al dominio che il Divin Volere ebbe su di te e quindi agli atti, all'immensa, ecco, portata santificante, fecondante, letificante degli atti che tu hai compiuto prima dell'incarnazione del Verbo, dopo l'incarnazione del Verbo, per ottenere il grande beneficio dell'incarnazione e per essere la prima, ecco, a porre, ecco, la schiera di atti necessari all'avvento di questo regno del Fiat che attendiamo. Ecco. Donaci la grazia di poter anzitutto comprendere la grandezza di tutto ciò, di discernere bene, con attenzione e anche con umiltà, tutte le nostre mancanze, ecco, le nostre uscite, i nostri ritardi, e l'importanza, ecco, di spendersi e impegnarsi, ecco, sollecitamente, anche se sempre, ecco, serenamente, e nella pace, nella calma, e alla causa di questo regno e all'attenzione, ecco, che questo, nelle coscienze e nelle anime di tutti noi, richiede per poter essere vissuto. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.